continuano gli appuntamenti a Positano, oltre la pandemia, un format voluto fortemente dal sindaco dottor Giuseppe Guida. Maridì, oggi cosa vedremo? Allora, siamo al quarto workshop di questo straordinario format che ha fortemente voluto Giuseppe Guida, il sindaco di Positano, diretto alla ripresa economico-sociale del territorio. Ripresa economico-sociale del territorio, noi sappiamo che il fulcro della società è la scuola. C'è poco da dire, perché la cellula di ogni tipo di società sono i ragazzi, i bambini, gli adolescenti e quant'altro. Quindi non poteva non esserci un incontro dedicato alla scuola, o meglio al nuovo modo di fare scuola dovuto all'improvvisa pandemia, cioè l'introduzione della tecnologia nelle scuole, o meglio nell'insegnamento, nella didattica a distanza. Pertanto, gioco forza, ci siamo dovuti attrezzare dalla sera alla mattina utilizzando computer, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici per far arrivare anche l'insegnamento a casa. E oggi ci saranno come relatori, perché io sono un po' il deus ex machina di questo format e sono molto grata a Giuseppe Guida per avermi scelto come ideatrice, organizzatrice, ufficio stampa di questo bellissimo progetto. In pole position c'è la DS Adele Vairo dell'Istituto Manzoni di Caserta, vicepresidente dell'Associazione Presidi della Regione Campania, con tante deleghe nel settore, che ci parlerà ovviamente della tecnologia, di come sta avvenendo questa rivoluzione tecnologica nel mondo della didattica. Come sta cambiando un po' l'insegnamento. Certo. E poi, anche se la verità, il cambio è avvenuto inizialmente in maniera un po' traumatica, perché nessuno se l'aspettava che dalla sera alla mattina non si andasse più a scuola, il lockdown, eccetera. Per alleggerire un po' l'argomento, come faccio sempre, perché tu sai bene che il core business della mia attività è in primo luogo l'audiovisivo, ci sono in realtà due simpatiche attrici, una proprio che lo fa per professione da quando era piccola, quasi neonata, Rosaria De Cicco, un'attrice a tutto tondo di teatro, di cinema, TV. Non a caso io l'ho scelta perché ha interpretato brillantemente il ruolo di maestra nel film divertentissimo Troppo Napoletano di Gianluca Anzanelli, ed ancora ha interpretato il ruolo di docente in un altro film di Ivan Cotroneo, che è La criptonite nella borsa. Rosaria è in duplice veste, sia di attrice e sia di actor coach, perché insegna a una scuola di cinema e anzi fra poco comincerà un impegnatissimo lavoro come coach di una fiction televisiva molto molto nota, ma che poi vi parlerà lei di questo. E poi c'è Esther Gatta, attrice per diletto, per passione, nel duplice ruolo di maestra, interprete maestra nell'adattamento teatrale di Troppo Napoletano, e anche nella veste di mamma di due ragazzi che tra virgolette hanno subito la didattica a distanza durante la pandemia. E allora tra poco avremo ai nostri microfoni, grazie Maridì, ai nostri microfoni i relatori che vi diranno un po' come è cambiato il mondo dell'insegnamento, qual è il nuovo mood dell'insegnamento post pandemia. A tra poco. La loro esperienza come
interpreti di docenti sul set e sul palcoscenico. A tra poco. Dottoressa Vairo, come è cambiato il mondo della scuola, dell'insegnamento in generale post pandemia? Ma il mondo della scuola post pandemia si è sostanzialmente rivoluzionato ed ha dovuto cambiare pelle nello spazio di un mattino. Credo che sia sostanzialmente il più grande contenitore che con la pandemia abbia dovuto completamente reinventarsi, perché l'emergenza pandemica ha... Anche se con molte difficoltà, perché non c'era storia precedente. Assolutamente, con una rivoluzione copernicana inaspettata, imprevedibile, che è stata particolarmente dolorosa e sofferta, perché questo cambiamento epocale che ha lasciato tutti imprevisti, nel caso della scuola, è stato tenendo lontano tanti, tanti mesi i ragazzi e le ragazze dalle aule, ed ha comportato per gli operatori del settore un mettersi in gioco che, devo dire, in Italia è stato particolarmente generoso ed è stato fortemente innovativo. Quindi ci siamo trovati di fronte ad un asset che abbiamo superato. Che abbiamo brillantemente superato. Parlando di scuola, era quasi un esame che abbiamo superato. Sì, un esame imprevisto, imprevedibile. Imprevedibile. Brillantemente superato. Quindi siamo sulla lode. Come? In Italia credo proprio di sì, anche perché sono state disposte molte risorse a vantaggio del mondo scuola, che le ha sapute impiegare, e oggi abbiamo una scuola senz'altro più competitiva, senz'altro più innovativa, senz'altro più multimediale, più tecnologica. Questo non è un male. Perché i giovani sono tecnologici. Certo, il nuovo asset formativo, la nuova missione educativa della scuola intercetta le giovani generazioni sul loro campo, e quindi è naturale che il tempo, lo spazio, il luogo dell'educazione oggi è sicuramente cambiato, ed è cambiato in maniera sistemica. Anche oggi che siamo, viva Dio, tornati ad una didattica in presenza. La lezione della pandemia, la lezione della didattica a distanza, l'innovazione tecnologica, una lezione che il mondo della scuola non dimenticherà e che non deve dimenticare. Di scuola e di progetti formativi si parla anche attraverso lo spettacolo, e Giulia Talamo ha tanti progetti a Positano, uno che da qui a poco inizierà. Salve, sì, appunto Vicoli in Arte, che siamo alla seconda edizione quest'anno, con un grande successo riscosso l'anno scorso, nel 2021. Quest'anno in più c'è un'iniziativa e parliamo di formazione, quindi una scuola di arti sceniche. Comprende sia il combattimento di arti sceniche che recitazione, canto, danza, per i giovani e i non giovani, quindi un grande successo per quanto riguarda gli iscritti, che siamo andati oltre i 100, e quindi questo è un grande successo per noi. Abbiamo una data, Giulia? Sì, il 12 marzo abbiamo fatto uno stage e da lì abbiamo avuto 100 iscritti, oltre 100 iscritti, dalla penisola sorrentina, dalla costiera amalfitana, fino ad arrivare anche oltre Salerno, e soprattutto tanti tanti nostri concittadini. E diamo un appuntamento, sì, un appuntamento ai nostri amici a casa. L'appuntamento è ogni venerdì alla sala comunale, all'auditorium di Positano, per la scuola di arti sceniche. Abbiamo in programma un musical Positano e la sua storia, che il 10-11 settembre andrà in scena, appunto, nella rassegna Vicoli in Arte. Assessore, lei che ha tante deleghe, una più importante, quella alla quale lei tiene, al servizio del cittadino, ma è anche assessore al PNRR. Questo workshop voluto fortemente dal sindaco, ma appoggiato da tutta la giunta. Sì, da tutta la giunta, da tutta l'amministrazione, consiglieri, fortemente voluto da tutti, veramente importantissimo. Ci auguriamo che abbia comunque anche un seguito. Sì. Assessore, dico, quando
adesso come mamma, non come assessore al comune di Positano, ma come mamma, quando è cambiato il mondo della scuola? Anche perché lei, avendo i ragazzi che andavano a scuola in pandemia, purtroppo c'era la didattica a distanza. Adesso fortunatamente stiamo riprendendo la normalità. Però in quel periodo com'è cambiata la vita nella casa? Allora no, i ragazzi diciamo non sono stati intanto entusiasti della DAD, anche se effettivamente nel periodo è stata l'alternativa unica effettivamente per non interrompere un ciclo di studi. Però diciamo il contatto con l'insegnante, il contatto con i compagni è mancato tantissimo. Certo. E, diciamo, è stato molto penalizzante. Sì, questo è stato molto penalizzante e quindi il ritorno alla normalità è stato veramente fortemente voluto da tutti i ragazzi, dai miei figli e anche da, penso, da tutti i ragazzi. Rosaria, dicevamo che anche attraverso lo spettacolo, quindi il cinema, la televisione, il teatro, del quale tu fai parte egregiamente, anzi approfitto per farti i miei auguri per il tuo compleanno, che ricado proprio oggi, augurissimi, anche loro si associano ai miei auguri. Dicevo, tu che sei stata anche interprete in più occasioni come professoressa nella fiction, quando è cambiato poi il mondo dell'insegnamento, della scuola post pandemia, che può anche il tema di oggi, che tu sei in veste anche di coach actor? Allora, io quando ho cominciato a pensare di fare l'attrice, mai avrei pensato né di interpretare una insegnante né di diventarlo poi. È chiaro che poi trovandomi ad affrontare un argomento, quello dell'insegnamento e della scuola, che no, ho capito che non era prescindibile, cioè non si poteva prescindere dalla scuola nella nostra vita, anche di un'attrice. E non solo perché ho interpretato ruoli di una professoressa, ma perché l'insegnamento è così preponderante che se tu, per esempio, è vero, se ti trovi in una tavola di medici si parla solo di medicina, se ti trovi in una tavola di attori si parla solo di teatro o di cinema, ma se ti trovi in una tavola di insegnanti, ai ai, si parla solo della scuola, ma giustamente, perché la scuola è o dovrebbe essere il fondamento della nostra vita. Attraverso la scuola noi diventiamo persone migliori, perché abbiamo la conoscenza e la conoscenza è quella che ci dà la capacità di giudizio, ci rende migliori, insomma, ci rende uomini e donne. Liberi, e aggiungere anche liberi. Sì, questo dovrebbe essere così, ma quando poi ci sono, allora, se ci sono difficoltà oggettive come una pandemia che per 2 anni blocca il sistema scolastico, allora poi, però, quando ci sono dei problemi soggettivi, cioè quando la scuola non è magari in grado di reggere ad un'emergenza come quella della pandemia, allora dobbiamo porci dei problemi. Io da spettatrice, da cittadina, dico, ho avuto anch'io l'esperienza della DAD, no? Della didattica a distanza, e pensa che, cioè, io insegno recitazione, io sono un coach, come tu dicevi. Pensa come può essere difficile, attraverso lo schermo di un computer, far sì che i ragazzi abbiano delle emozioni, dei progressi. Ma anche adesso che abbiamo ripreso la didattica in presenza, pensa com'è difficile farla con le mascherine, soprattutto per degli allievi che devono avere un'espressività, che devono farsi sentire. Quindi diciamo che tra didattica a distanza e tra difficoltà obiettive della didattica in presenza, noi ci siamo trovati, anche io che faccio il coach, che significa alleno gli attori, mi sono trovata in una situazione, certo ci tamponiamo, certo nelle produzioni, Le misure. Ci sono delle misure, però obiettivamente io credo che, non soltanto per la mia specifica competenza, ma io credo che questa lezione dovrebbe servirci per rafforzarla la scuola. Perdonami se sono polemica. Però siamo un po' cresciuti, cioè questa pandemia ci ha insegnato cose che, ahimè, inimmaginabili. E vorrei pure vedere. Perché nessuno si aspettava. E vorrei pure vedere. Però abbiamo superato, diciamo, come Italia, come paese Italia, questo gap, no? Questo momento. Non lo so.
Io spero di sì. Ne stiamo uscendo. Allora, io credo che se si impegna, perdono, non voglio essere polemica, ma se si impegnano miliardi per le armi, per riarmarci e per inviare armi, io credo che sia una vergogna. Credo che i miliardi dovrebbero essere impegnati nella sanità e nella scuola, che è il nostro futuro. Sono d'accordo. Voglio dire, io esprimo un'opinione. Ma non è politica, ma insomma è da cittadina. Ci siamo resi conto che il nostro problema era nella sanità e nella scuola, rafforziamo quelle. Quindi io credo che, tu dici giusto, sei un ottimista, cioè dici noi ne stiamo uscendo, ecco, noi ne usciremo nel momento in cui avremo contezza di questo, che bisogna investire nella scuola. Esther, come hai vissuto questo momento pandemico? Ci siamo catapultati in questa esperienza nuova, perché noi mamme ci siamo trovate improvvisamente a vivere un'esperienza che non avevamo mai vissuto, quindi quella là di essere anche insegnanti dei nostri figli, i quali anche loro hanno comunque vissuto una nuova avventura per quanto riguarda l'aspetto scolastico. Mamme che si ritrovano a essere vicino ancora di più ai figli in veste diversa, quindi è stato un po' uno slalom, io dico sempre, tra quello che era il lavoro di una mamma, quindi uno smart working, la spesa, quindi la casa, quindi tutto badare alla casa, badare ai figli e poi il lavoro, soprattutto il lavoro d'attrice che è continuato, però ovviamente noi mamme sai che mettiamo sempre da parte quando vediamo i figli in difficoltà e quindi cerchiamo di aiutare i figli in questa esperienza che hanno dovuto affrontare da soli vicino a dei computer che noi non avevamo mai usato non c'era assolutamente un precedente, come dicevi tu, per cui è stato tutto un'avventura, un susseguirsi che noi famiglie fortunate si sono trovate a poter seguire i figli e ognuno di loro avere un computer. Sono anche state dei grandi e dei forti disagi, delle grandi tensioni all'interno delle famiglie, perché pensa quante famiglie purtroppo non avevano la possibilità di poter far seguire due figli, due computer, linee telefoniche che saltavano, internet che non funzionava. Quindi devo dire la verità, è stato un inizio che poi io dico sempre nella negatività c'è purtroppo stata anche la positività, perché oggi siamo cresciuti un poco. Abbiamo cambiato anche il rapporto, perché il dialogo è cambiato, l'unione con i figli è cambiata e i nostri figli oggi si ritrovano ad essere anche esperti di computer, dai più piccolini ai grandi. Sindaco, da poco si è concluso il quarto appuntamento a Positano oltre la pandemia. Lei nelle conclusioni ha detto che l'investimento è sul futuro dei giovani, la spesa della cultura, dell'insegnamento non come spesa, ma in realtà come investimento. Sì, questo secondo me è il concetto che deve essere ben chiaro a tutti gli amministratori, a cominciare dal governo centrale, a scendere alle amministrazioni locali, regionali e comunali, cioè trasformare la spesa in cultura in un investimento che necessariamente deve partire dalle scuole, deve partire dai nostri giovani che rappresentano il futuro del nostro territorio, del nostro paese. Non a caso quindi due degli eventi di questo progetto di Positano oltre la pandemia partono proprio dai ragazzi delle nostre scuole. Oggi abbiamo trattato un argomento molto importante che vuole dare una risposta concreta a quello che dovrà essere la scuola del futuro, la scuola dopo la pandemia, qual è la normalità di una scuola che ha affrontato un'esperienza dura e quindi cercarne di cogliere anche gli aspetti positivi che possono essere poi portati nel futuro degli insegnamenti e quello che dovrà essere per i nostri studenti. Bene, intanto noi diamo appuntamento all'ultimo in ordine di tempo, ma non per importanza, un workshop qui a Positano, fortemente voluto da lei e ovviamente sostenuto dalla sua giunta, che tratterà proprio la materia psicologica, anche le ricadute psicologiche che hanno avuto proprio i soggetti, i giovani, durante la DAD, la didattica a distanza. Sì, questo poi è un'altra retroscena di tutta questa situazione, che va affrontato anche questo in maniera consapevole, quindi tenteremo anche qui di dare delle risposte, di aiutare
aiutare anche coloro che hanno subito da un punto di vista psicologico questo periodo terribile, cercando appunto di stare vicino a tutte le classi sociali, al tessuto sociale del nostro territorio. Bene, allora appuntamento il 13 maggio ovviamente qui a Positano. Grazie Sindaco. Grazie di me.